Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Benvenuti nel mio salotto. Ho cercato di ricreare un po' un ambiente chill con questa tazza vuota, ovviamente, per fare la youtuber come si deve. Dai, stupida! Sì, ho una tazza vuota, potete far partire gli insulti nei commenti, però ci stava troppo bene, cioè tipo tea time with Fair. No, in realtà questo video si chiamerà Fair Facts, proprio perché avevo iniziato questa serie di video l'anno scorso, forse, quando ho iniziato a parlare di Wicca con mia mamma, e volevo proprio intraprendere la strada del racconto un pezzo della mia vita ogni tot, e lo volevo chiamare così. Quindi fioretto per il nuovo anno, vi racconterò piccole parti di gloria con questa serie di video. Fatemi sapere se vi piace l'idea e soprattutto se non siete ancora iscritti al canale, rimediate subito cliccando il bottoncino qua sotto iscriviti e attivate le campanelle per ricevere appunto gli aggiornamenti di quando caricherò nuovi video. Detto questo, appoggio la mia tazza vuota, vi do il benvenuto nel mio salotto e con questo video volevo proprio iniziare a parlare della mia vita, di quanto è cambiata la mia vita in questo anno, ma soprattutto di quanto sono cambiata io, perché mi sono resa conto che non sto più condividendo i fatti miei e questa cosa mi dispiace tantissimo, perché vi ho sempre detto tutto, ho sempre condiviso con voi parte della mia vita, vi ho sempre raccontato le mie cose. Mi mancava proprio prendere la telecamera e parlare nel mio salotto senza il set, senza i background super fighi, ma proprio tranquilla, chill, sul tappeto con i gatti e con voi. Quindi mettetevi comodi, perché oggi parleremo di quanto sono cambiata da qui a un anno, di quanto la vita di una persona dopo 9 anni di convivenza e relazione può cambiare in un istante. Finalmente siamo arrivati a questo video e proprio con questo argomento volevo iniziare a raccontarvi che cosa è successo. Direi che dopo un anno è arrivato il momento di dirvi il perché. Ce la posso fare, sono un po' in ansia perché voglio cercare di togliere la gloria youtuber e far entrare a casa vostra, dal vostro dispositivo, la vera gloria, come se parlassi con un'amica, quindi probabilmente inizio video sarà tutta composta e magari a fine video sarò uè com'è? Ma è sempre così, è normale, ho un po' l'ansia della prestazione come in ogni cosa. Quindi, perché ho pensato di fare questo video? Perché esattamente un anno fa, non ho la data precisa, però un anno fa, questa ragazza ha detto basta una relazione di 9 anni. Di colpo ho deciso di trovare il coraggio di ammetterlo a me stessa e qualche settimana dopo ho trovato il coraggio di ammetterlo al Pini. Premessa, io e il Pini ci vogliamo un sacco bene, volevamo fare questo video insieme e probabilmente lo faremo più avanti perché ci teneva tanto anche lui a dire la sua. E siamo rimasti in ottimi rapporti, perché? Perché la base di tutto questo è che c'è un grandissimo amore, ma è un amore, come definirlo, tipo fraterno, è un amore di famiglia, cioè è quel tipo di amore che può restare negli anni, quello che conservi dentro di te, che sai che quella persona ci sarà sempre per te e viceversa, ma non è quell'amore che ti serve, che serve per portare avanti una relazione. Nell'ultimo periodo ero praticamente depressa perché non riuscivo a capire che cosa non andasse in me. Avevo dei pensieri in cui mi dicevo non lo amo più, non sento più quella cosa che forse sentivo all'inizio. Io mi sono messa insieme ad Andrea all'età di 18 anni, quindi ero veramente giovane e per me era la mia prima storia, cioè era la mia prima storia vera, perché all'inizio, prima di lui, avevo avuto delle storielle del cavolo e non avevo neanche mai avuto delle vere relazioni, proprio perché sono sempre stata una ragazza molto molto chiusa, molto timida, nonostante io abbia sempre questo sorriso stampato in faccia, nonostante sia molto intraprendente, molto sciolta con le persone, però in realtà è tutta una maschera e è una maschera che metto per non mettere a disagio gli altri, perché mi sono sempre detta, dato che dal nome Gloria entra odio ed esce amore, questa canzone mi ha maledetto, ed è proprio così, cioè io non voglio non voglio rendere tristi le persone, non voglio addossare le persone dei miei problemi. È difficile che io riesca ad aprirmi totalmente, quando lo faccio uso sempre un filtro. Cioè non mi apro mai veramente con nessuno e questa cosa potrà far rimanere male persone che mi conoscono e che guarderanno questo video, perché in realtà io non riesco mai ad aprirmi seriamente, perché comunque nascondo quella parte che in realtà vorrebbe uscire fuori, vorrebbe sfogarsi, ma non riesce ad uscire, semplicemente perché non riesco ad addossare realmente i miei problemi a quelle persone, perché so che alla fine alle persone non gliene frega niente di te. Mi sono accorta di essere molto cinica, molto fredda. Questa sorta di empatia che avevo un tempo l'ho persa. In questo anno poi l'ho persa tantissimo e mi sono resa conto che mi sono chiusa molto. Tornando al discorso relazioni, Andrea è stata la mia prima vera relazione, quindi io ho sempre avuto questo timore nel non essere mai abbastanza e Andrea
mi ha conosciuto in un periodo della mia vita in cui ero molto hippie, cioè nel senso ero molto, molto più spensierata, non lavoravo ancora, avevo lasciato la scuola e mi stavo godendo quel, diciamo, anno sabbatico, ecco, quella cosa dell'uscire sempre, andare al bar, vedere le amiche, di pomeriggio stare sempre fuori, tornare a casa tardi la sera, andare a ballare, fare la diciottenne, ecco, quindi mi ha conosciuto in questo periodo, in questa fase. Mio padre stava male, i miei litigavano sempre, io scappavo da casa, cioè nel senso scendo con gli amici per evitare di stare troppo a casa e sentire i miei urlare, perché ogni giorno, ogni mattina li sentivo urlare. Andrea per me è stato l'uomo che nella mia vita mancava. Mio papà non mi è mai stato dietro, io gli ho sempre voluto un gran bene, ma ci sono state tante volte in cui ci ritrovavamo a piangere insieme e a dirci ti voglio bene, scusa, perché litigavamo in modo veramente pesante. Andrea mi ha, diciamo, preso sotto la sua ala e mi ha protetto, mi ha fatto evadere da questa situazione, è stata una persona che c'è stata ogni giorno della mia vita e mi faceva sentire quel calore, quell'amore che io non avevo mai provato, perché non avendo avuto relazioni in passato precedenti, per me era il mio primo vero ragazzo ed era tutto nuovo, quindi mi sono rifugiata sotto la sua ala e l'ho presa anche un po' come una sorta di affetto paterno che non ho mai avuto. Siamo andati a convivere dopo un anno, ma lui già viveva da me, quindi dormiva da me, stava da me, io sono molto coccolona, molto... cioè quando mi affeziono e vedo che dall'altra parte c'è una persona che vuole stare nella mia vita e che vuole frequentarmi, ciao, cioè nel senso mi accollo, non che divento oppressiva, però se c'è dall'altra parte una persona che so che vuole stare con me, di certo non mi chiudo. E ai tempi poi ero ancora più pronta ad avere qualcuno nella mia vita, cioè ai tempi avevo proprio bisogno d'amore. Tutti questi anni di convivenza sono maturati e sono andati avanti, siamo cresciuti alla fine insieme, abbiamo scoperto la gioia del vivere da soli, abbiamo fatto veramente tante tante cose insieme in questi 9 anni. Però mi sono resa conto nell'ultimo periodo che questa relazione non stava più andando da nessuna parte. Ci eravamo fossilizzati, è come se quando facevamo le cose le facevamo per cercare di tenere in piedi la relazione e entrambi sapevamo che era un po' morto. In più ci sono stati problemi e quindi si addossavano già alla nostra relazione problemi personali. E io poi sono cambiata tantissimo con YouTube, con i social, io sono veramente tanto tanto cambiata, da che ero una persona molto timida e riservata, anche se molto espansiva, sono diventata all'opposto, cioè non vedevo l'ora di fare cose, non vedevo l'ora di girare il mondo, non vedevo l'ora di anche sempre con questa sorta di paura nel provarci, però anche se comunque Andrea mi ha sempre spronato nel fare un sacco di cose, mi ha sempre sostenuta in questo, però avevo sempre più voglia di fare e dall'altra parte c'era un Andrea che di fare non aveva molta voglia. Questo cambiamento che c'è stato mi ha fatto pensare forse non siamo più fatti l'uno per l'altra. Questo pensiero mi è arrivato diverse volte nella mia testa, perché intanto tengo la tazza perché fa figo. Questo pensiero mi è balenato in testa diverse volte negli anni. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo litigato pesantemente, in cui io ero pronta e decisa a dire basta. Poi però dicevo, ma cosa, dove vado senza di lui? Cosa faccio senza di lui? Come posso cambiare la mia vita senza di lui? Cioè ero quasi egoista a pensarlo, perché alla fine mi sentivo una merda nel pensarlo, ma allo stesso tempo dicevo no Gloria, tu puoi cambiare la tua vita, tu puoi fare quello che vuoi, non è che non ne sei capace, hai semplicemente paura. E questa paura prevaleva e quindi mandavo giù, mi svegliavo e rivivevo come se non ci fosse stato nessun pensiero negativo la sera prima o nessuna litigata. Ho accusato il colpo dopo diversi anni, fino a che sono esplosa e un giorno arrivata a casa e io ero completamente annebbiata, cioè avevo proprio gli occhi vuoti. Mi stavo fonando i capelli e dicevo adesso arrivo a casa e glielo dico, ora glielo dico. Anche qua piccola premessa, perché tante persone possono aver pensato e me l'hanno anche scritto, ah ma c'è stato un altro, perché non so com'è che la gente pensa sempre che quando una relazione finisce perché c'è un'altra persona. No, anzi io ho avuto i coglioni di arrivarci da sola, mi ha visto che ero un po' annebbiata, un po' così nel mio mondo e mi è uscito. Penso di non amarti più, quella frase lo ha distrutto e mi ricordo che si è seduto sul divano e ha iniziato a guardare il vuoto con le mani in testa, a fare tipo, ma come? Ho vomitato un sacco di parole, ho detto un sacco di cose che tenevo dentro da mesi. Ci sono dei momenti in cui non mi sento amata, ci sono dei momenti in cui sembra che tu ci provi a farlo, provi a rendermi felice, ma il provarci è sbagliato, cioè lo devi sentire. Io non avevo deciso di lasciarlo, avevo detto che provavo questo sentimento, cioè che non provavo più questo sentimento. Da lì lui ha voluto provare in quella settimana ad essere più presente,
a riprovarci, ecco, quindi siamo stati più vicini, abbiamo fatto cose insieme, siamo andati in giro, parlavamo un sacco, però era tutto finto, cioè era come se stessimo entrambi mettendo un cerotto su una ferita troppo grande e stavamo mentendo a noi stessi. Io sapevo in cuor mio che anche lui provava le stesse cose, ma non aveva il coraggio di ammetterle, però ho voluto lasciarlo nel suo e prendermi io la responsabilità di tutto e prendermi anche della stronza per aver pensato queste cose, per aver detto basta. E l'anno scorso c'è stato l'evento di Mulac a Milano e io ho colto l'occasione per evadere da casa. Sono stata diversi giorni a casa di Cindy e parlandone con lei mi è stata molto vicino, ne abbiamo parlato tanto, io ho pianto un sacco perché mi sentivo una merda, non perché mi stavo pentendo di quello che stavo per dire ad Andrea, cioè basta, cioè proprio il basta finale, proprio perché mi sentivo una merda, perché sapevo che Andrea è un ragazzo d'oro e si merita una donna che non lo faccia mai sentire piccolo, non che io lo abbia fatto sentire piccolo, però forse adesso voglio cose diverse, forse la gloria di oggi e la gloria dell'anno scorso voleva cose diverse, voleva qualcosa in più che Andrea non poteva darmi e che 9 anni oramai non trovavo più un motivo per continuare. Quindi è stata una battaglia proprio contro me stessa, il coraggio che ho trovato è stato pesante, è stato veramente un periodo pesante per me, per noi. Avevo il terrore di cambiare tutta la mia vita, ho detto adesso abitiamo insieme, ognuno per la sua strada, chi vivrà in questa casa, i gatti dove andranno, dovrò cavarmela da sola, dovrò fare tutto da sola e io non ho mai fatto niente da sola, cioè io quando sono andata a vivere con Andrea prima abitavo con i miei, quindi non ho mai avuto questa indipendenza e mi spaventava tantissimo tutto, ve lo giuro, a pensarci ancora adesso tremo perché avevo proprio l'ansia, io ho sempre avuto bisogno di qualcuno al mio fianco. In tutto ciò, tutti questi pensieri che avevo e che diventavano sempre più reali, lui era a casa da solo, quindi andava a lavoro, tornava e non mi vedeva perché io ero a Milano. Mi è arrivato un messaggio una sera dove mi scrive: ho capito che è finita, quando tornerai a casa io non ci sarò, avrò tolto tutte le mie cose, so che te la caverai bene da sola perché l'hai fatto in questi ultimi anni, mi hai dato tanto, sono stati anni meravigliosi, però è giusto che adesso tu vada per la tua strada e io per la mia. Quindi io mi sono, forse era una mattina, comunque mi ero svegliata con questo messaggio e vi giuro lì mi è caduto proprio il mondo addosso, non perché lui avesse detto basta dopo il mio basta precedente, proprio perché da parte sua c'era stato lo stop definitivo, aveva capito anche lui che non c'era più niente da fare, questa mancanza, questa separazione di questi giorni in cui io ero a Milano e lui era qua ci ha fatto capire entrambi, ci ha fatto riflettere e lo ha fatto arrivare a questa conclusione. Ci sono state parecchie lacrime, più che altro per la separazione, cioè più che altro per cavolo è finito tutto, però nessun rimpianto, almeno da parte mia non c'è stato nessun rimpianto, la mia era solo un mi dispiace che non potrà più esserci niente per quello che c'è stato ed è comunque brutto quando finisce qualcosa perché io sono affezionata alla continuità, cioè a me non piace quando mi si stravolge la vita, sono proprio, vado in crisi, quindi era questa la mia paura, era questo il mio disagio, la separazione e non averlo più come prima nella mia vita, perché comunque contavo su di lui, mi ha fatto, e anche lui l'ha detto, mi ha fatto anche da padre a volte, quindi per quello che vi dico che c'è questo amore fraterno tra di noi, è proprio parte della famiglia oramai Andrea, quindi non riuscirei neanche a non averlo più proprio nella mia vita. Ovvio non ci sentiamo come prima, non ci viviamo come prima, però comunque entrambi ci sentiamo, ci vediamo, ci vogliamo un gran bene, siamo tranquillissimi. La cosa bella è che non c'è nessuna malizia, non c'è nessun disagio, anzi forse ci stiamo raccontando più adesso le nostre vicende che prima, cioè forse ci conosciamo meglio adesso che prima, perché non c'è più niente da rattoppare, capito? Adesso siamo due persone che si conoscono e che si raccontano senza seguito. Cioè, l'anno scorso appunto, quando poi ho iniziato a vivere da sola, ho accusato diversi colpi per diverse persone. Dovevo combattere con una gloria nuova. In questo anno non nego che ci sono stati dei momenti e ci sono tuttora in cui soffro parecchio di solitudine. Io ripeto, sono una persona
che è sempre stata abituata a vivere in mezzo alle persone, in mezzo ad altre persone, quindi o con la famiglia o con Andrea, comunque non ero mai da sola, o con le amiche appunto. Quindi ritrovarmi a vivere da sola, a non parlare più con nessuno, a svegliarmi la mattina con il letto vuoto e condividere la mia vita con i gatti e basta, è stato veramente difficile perché non ero abituata, quindi ho combattuto con la solitudine, combatto tuttora con la solitudine, ci sono dei momenti in cui torno a casa e vorrei avere quello che hanno magari gli altri. Per quanto i miei amici si possano lamentare del non avere una persona al loro fianco e non trovare una persona al loro fianco, io accuso veramente questo colpo perché loro almeno tornano a casa e hanno o la mamma o i genitori o qualsiasi altra persona nella loro vita. Io torno a casa e non ho nessuno. Faccio i conti con me stessa, parlo con me stessa. E è stata una sfida in quest'anno capire chi sono, che cosa voglio, che razza di persona sono oggi. Non lo so ancora, è passato un anno e io non so ancora chi sono e che cosa voglio. Anzi, non ho obiettivi, non ho più aspettative, non ho niente in programma. Ho solo un sacco di idee che mi arrivano e che butto giù ogni tanto. Vorrei fare un sacco di cose ma non riesco mai a metterle in pratica. Mi sono impigrita tanto. Probabilmente sono ancora in quel tunnel, lo stesso dell'anno scorso, ma in modo un po' più evoluto, un po' più consapevole forse. L'anno scorso ho passato i primi mesi proprio buttata tra le braccia vivo la giornata. Ho passato quel periodo di adolescenza che non ho mai passato nei 18 anni, cioè mi sto rivivendo, ho rivissuto in quest'ultimo anno una gloria che non è mai uscita. Sono passata da adolescente a donna subito e ho saltato quella fase. E me la sono goduta, in quest'anno veramente ho fatto un sacco di cose, un sacco di cazzate e non me ne pento, penso che sia una cosa che mi ha aiutato a portare fuori la gloria di tanti anni fa che oramai avevo rinchiuso e buttato via la chiave perché dovevo fare la donna di casa e mi ero annullata, quindi non sapevo più chi ero, non so tuttora chi sono, cioè non ho ancora idea di chi sia, però ho scoperto una gloria più cazzuta, ce la posso fare, ce l'hai fatta, cioè a distanza di un anno gloria adesso vivi da sola. Non si sa per quanto, però sei riuscita a sostenerti, sei riuscita a rimanere in piedi. Il messaggio che voglio dare in questo video è, visto che quando appunto ci siamo lasciati in tante mi avete scritto Gloria come hai fatto a superare questa storia, questa rottura dopo 9 anni, anche io sto insieme al mio ragazzo da tot anni e non riesco a cambiare la mia vita, ho paura. Il messaggio che voglio lanciare in questo video è: non abbiate paura di stravolgere la vostra vita, perché la cosa migliore è pensare a voi stessi, siate egoisti, perché veramente vivere in una situazione dove non vi sentite a vostro agio pienamente, dove cercate di rattoppare le mancanze con un ah vabbè ma tanto è così che va la vita, cosa posso avere di più, mi merito questo, oppure ma alla fine va bene così, ringrazia il cielo che hai lui, no, non fatelo, non ditevi cazzate. Prendete in mano la situazione, rifletteteci a fondo, fatevi un bel esame di coscienza e dite: sono veramente felice? Che poi non si è mai veramente felici, perché io non sono felice. Cioè io lo ammetto, io non sono felice. Cioè io in quest'anno ho passato pochi momenti felici di spensieratezza proprio perché mi sono detta basta, non voglio più pensare alle conseguenze, viviti il momento. Però poi tornava quel periodo scuro in cui dicevo: ma dove sto andando? Ma che sto facendo? Ma che senso ha tutto ciò? Dove finirò? Ma ci sarà mai qualcuno per me? Potrò mai ricondividere tutto questo con qualcun altro? E me lo chiedo tuttora. E la risposta è, boh, non lo so. Quindi, non sono pienamente felice. Non si è mai felici. E la felicità dura veramente poco prima che arrivi il cervello a comandare. Potreste essere forti da sole o da soli. E scoprire quella parte di voi fa bene, fa veramente tanto tanto bene. Alla fin fine siamo tutti egoisti, non diciamoci cazzate, siamo tutti guardiamo il nostro, tutti facciamo qualcosa per noi in primis, o se facciamo qualcosa per gli altri c'è quel diavoletto sulla vostra spalla che pensa a una vostra, a un vostro tornaconto, quindi non diciamoci cazzate. Quindi se già riuscite a essere egoisti in questo e nella vita, perché non esserlo a pieno e prendere in mano la vostra vita e dire ok basta, cambio, io ce la posso fare? Tra l'altro ho visto questo video dove c'erano delle attrici, cantanti intervistate dove gli chiedevano tipo che cosa cerchi in un uomo e loro tutte quante rispondevano io non cerco niente, non cerco un uomo. Perché una donna single deve per forza cercare un uomo o deve essere predisposta
per una nuova relazione, cioè non si può stare da sole, non possiamo essere forti da sole noi donne, assolutamente sì, cioè questo video tipo mi ha aperto un mondo e ho detto cavolo sì, è quello che sto cercando di dirmi da un anno a questa parte. È come se ci fossero due Gloria, una Gloria che vorrebbe viversi questa solitudine, questa indipendenza e quindi dice no, io non ho bisogno di nessuno, proprio come rispondevano quelle attrici, cioè non so neanche se riuscirei a ricondividere tutto. L'indipendenza quando la scopri è una cosa bellissima e ti fa capire che in realtà non hai bisogno di nessuno se non di te stessa, però allo stesso tempo c'è l'altra parte, la parte coccolona e la parte sognatrice. Quando mi guardo quei film d'amore dico ah, che bello, anch'io vorrei una vita così, dove sogno una persona al mio fianco che mi dà quell'amore, cioè la passione, la chimica, quelle cose che con Andrea comunque non avevo, non così. È normale che a volte mi deprimo, mi sento tanto sola e l'ho ricercata in quest'anno in diverse persone che ho frequentato, trovando solo casi umani, però comunque quelli che ho conosciuto mi sono bastati. Ho fatto capire che non sono pronta a condividere e a fare da mamma a delle persone che non hanno né voglia né trovano il tempo di mettersi in gioco. Quando e se succederà che incontrerò quella persona che non avrà paura di lottare per avermi nella sua vita e io viceversa appunto, perché deve essere una cosa da entrambe le persone, cioè deve nascere da entrambe le persone la voglia di vedersi. Non faccio la classica donna che dice ah ma l'uomo ci deve provare, la galanteria, no, io sono sempre stata tra l'altro io in questo anno a provarci. Probabilmente adesso sarò molto più fredda e molto più chiusa, che dovranno starmi addosso le persone in futuro per avere qualcosa da me. Mi spaventa perché non vorrei mai perdere la parte cinestesica, però meglio così perché comunque mi devo tutelare. Chiudo questo video dicendovi che sono cresciuta, non sono un'adulta, anzi continuerò a fare le cose che mi va di fare senza pensarci troppo, cercherò di vivermi il momento come ho fatto in quest'ultimo anno. Oggi ci siamo, domani boh, la vita mi ha insegnato questo, non ha senso trascinarsi dietro pensieri che non risolvono niente. Se il pensiero che fai ti aiuta a risolvere il problema, allora ben venga. Ma se quel pensiero è solo negativo e non ha uno spiraglio di luce all'interno di quel pensiero, non ha senso, cioè ti fa solo male. Ho paura del domani perché non so cosa farò, chi sarò, dove sarò, però allo stesso tempo dico ma chi se ne frega? Cioè sono fortunata ad essere qui adesso. Penso spesso al passato e sono malinconica e forse questa tristezza e questa negatività mi sale proprio pensando al passato. Sto imparando e sto cercando di imparare a non pensare più al passato, perché il passato è passato. Sì, il passato ti ha portato a essere la persona che sei oggi, ma puoi cambiare per il domani. Se non ci provi, se non fai degli errori e se non ci provi perché in passato ci hai provato e sai che non è andata, non avrai più un futuro, cioè rimarrai legata talmente tanto al passato che continuerai a viverti una vita piatta e triste. Non voglio più vivere così. E questo è quello che mi è capitato, insomma, in quest'anno. Ovviamente vi ho cercato di riassumere questo anno in questi minuti, che saranno tantissimi. Gloria, cerca di mantenere quella parte dolce che hai e non aver paura di tirar fuori l'amore che hai da dare, perché finché non ti sbloccherai non troverai una persona capace di prendere tutta te stessa, così come sei. Hai capito? Mi sento molto Laura Scimone in questo momento. Comunque, detto questo, ho parlato veramente un sacco. Fatemi sapere se volete altri video a riguardo, un po' più specifico. Io vi aspetto nei commenti. Vi mando un grandissimo bacio e un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Vi volevo dire semplicemente che sabato 14 sarò a Napoli, quindi se mi volete venire a trovare sarò al Mulac Temporary Shop. Vi lascio qua tutte le info di dove mi potrete trovare, dalle 16 alle 20. Portatemi del cibo napoletano, vi prego. Ciao!